Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Sto registrando l'introduzione in bagno perché stamattina ho registrato la mia beauty routine, quindi tutte le clip le ho girate appunto in bagno dove mi prendo cura di me stessa. E quindi perché non fare l'introduzione qui? Mi sembra più che logico. Vi faccio vedere appunto la mia beauty routine. Non è una beauty routine quotidiana, non sono passaggi che faccio tutti i giorni, alcune cose le faccio quasi quotidianamente, altre cose invece le faccio soltanto una volta ogni 15 giorni. Però non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio alla mia beauty routine. Buongiorno, così inizia la mia mattinata, vado subito in bagno e la primissima cosa che faccio è lavare il viso, quindi non utilizzo niente, nessun detergente. Ultimamente, in quest'ultimo mese e mezzo, mi sono abituata a lavare il viso soltanto con dell'acqua tiepida. Una volta deterso il viso, vado ad utilizzare la luce liquida dell'estetista cinica che ho preso da una decina di giorni, mi sta piacendo tantissimo. La utilizzo come se fosse un tonico una volta al giorno, tamponando con un dischetto di cotone. Passo poi al contorno occhi e utilizzo questo di Pixi, che è una novità. È un contorno occhi che va a migliorare l'elasticità della pelle, la leviga e protegge la zona molto delicata del contorno occhi. Questo lo utilizzo tutte le mattine. Poi passo alla crema idratante. Questa è sempre di Pixi, è una crema molto leggera, ma allo stesso tempo va ad idratare in profondità la pelle. È arricchita con vitamina A ed è perfetta per levigare e nutrire in profondità. Una volta terminato con il viso, passo alla depilazione e in quest'ultimo mesetto sto utilizzando il nuovo Stick Peel 9 Flex di Braun. Vi lascio in info box il link diretto. Ringrazio Braun per avermi omaggiato di questo prodotto che mi sta piacendo davvero tanto. Adesso vi sto facendo vedere un po' come funziona. È senza filo, quindi si può utilizzare anche sotto l'acqua, sotto la doccia. Dopo vi faccio vedere ed è super comodo da questo punto di vista. Ci sono delle testine che si possono intercambiare, come ad esempio questa massaggiatrice. E anche lei mi piace molto, e poi ci sono tre cappucci che si possono utilizzare per depilare le zone un pochettino più complicate, zone un pochettino più piccole da raggiungere. In dotazione poi mettono anche un pennellino per pulire l'epilatore dopo averlo utilizzato, e c'è anche il rasoio che potete utilizzare nelle zone più delicate, come ad esempio l'inguine oppure sotto le ascelle. Come vi ho detto, io lo utilizzo sotto la doccia. La prima volta l'ho fatto su pelle asciutta e mi dava un po' fastidio, insomma, sentivo un po' di dolore. Quindi la seconda volta l'ho provato a utilizzare sotto la doccia e non dico che non sento praticamente nulla, ma è molto molto più sopportabile e la pelle mi resta liscia per 15 giorni. Poi cambio la testina e metto quella massaggiatrice e vado a fare un leggero scrub alle gambe. Utilizzo uno scrub di Sephora che non è troppo aggressivo. Prima lo massaggio un po' con le mani e poi prendo il Stick Peel e vado ad utilizzarlo per qualche minuto, prima su una gamba e poi sull'altra. Questo step lo faccio circa un paio di volte alla settimana, sempre sotto la doccia con le gambe leggermente umide, va a stimolare la circolazione e migliora anche l'aspetto della pelle. Poi, come ultimo step, passo alla maschera da viso e utilizzo una maschera di Garnier nutriente e illuminante. In realtà sarebbe da tenere in posa una quindicina di minuti, però io la tengo sempre in posa un pochettino di più e stavolta l'ho tenuta in posa per 20 minuti. Dopo aver depilato per bene le gambe, aver fatto lo scrub e il massaggio, passo alla crema idratante. Sto utilizzando ultimamente una crema idratante e illuminante per avere le gambe belle luminose. Passati 20 minuti, tolgo anche la maschera e vado a massaggiare il prodotto in eccesso sul viso e sul collo. Ultimissimo step della mia beauty routine mattutina sono i capelli. Vado semplicemente a spazzolarli e poi applico il Vanilla Elixir di Pomelo. Si tratta di un siero illuminante che va a togliere anche l'effetto crespo e rende i capelli molto luminosi. E in info box vi lascio anche un codice sconto del 50% su tutti i prodotti Pomelo. Questi, come avete visto, sono i passaggi che bene o male faccio per prendermi cura del mio viso e della mia pelle, del mio corpo, specialmente delle gambe, perché adesso più che mai, quindi quando arriva l'estate e quindi le gambe sono in bella vista, ci tengo ad averle idratate, quindi non secche e anche belle e luminose. Infatti ricorro sempre a delle creme illuminanti e
pazzesca la depilazione con il Sick Peel, ve ne ho già parlato, ma mi sto trovando benissimo. Le gambe mi restano lisce per più di 15 giorni e non devo più ricorrere alla ceretta, cosa che odiavo, anche perché sinceramente facevo un po' fatica a farmela da sola. Questo invece è molto più pratico da utilizzare e anche meno fastidioso, quindi mi sta piacendo davvero tanto. E dopo essermi depilata le gambe e dopo aver fatto il massaggio per stimolare la circolazione con il massaggiatore, volevo passare al fango anticellulite. Questo non l'ho mai provato, il Mad Mood Drain dell'estetista cinica. L'ho preso circa una decina di giorni fa, ancora non l'ho provato, lo volevo fare stamattina, però poi leggendo le istruzioni dicono di farlo qualche giorno dopo aver fatto lo scrub per non irritare la pelle. Quindi non mi è sembrato il caso, non mi sembrava il caso di farlo questa mattina, visto che ho fatto anche lo scrub, e quindi lo farò nei prossimi giorni. Ovviamente vi terrò aggiornate e vi farò sapere come mi sono trovata. Non l'ho mai fatto, però è un prodotto che mi incuriosisce molto, quindi ho delle grandissime aspettative. Nulla, io spero che questo video vi sia stato di compagnia. Se è stato così, sfollicciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!